l'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Solidarietà è condividere idee, principi e insiemi di atteggiamenti. Noi ragazzi, quando ci incontriamo, non nego che non ci mettiamo di sicuro a parlare di cosa rappresenta per noi la solidarietà. Questo però non significa che non lo sappiamo. Infatti, in questo momento, più che negli altri, vedersi attraverso uno schermo a causa del Covid e cercare di ridere, scherzare sempre è solidarietà. Cercare di ricordare alle persone che magari stanno perdendo la speranza che i bei tempi in cui si poteva ancora uscire torneranno è solidarietà. Quando ancora si poteva, condividere la merenda con un compagno che se l'era dimenticata era un gesto che ti cambiava la ricreazione. 20 minuti, penserete. Sì, sono 20 minuti, ma che comunque te li cambiava. Questo per me è solidarietà. Mai come prima d'ora la solidarietà ha rappresentato il valore aggiunto e la risposta naturale di un territorio per rispondere ai bisogni della propria comunità. Come ha percepito questo impegno e questa spinta a Marradi? Io credo che parlando del presente non si possa considerare la pandemia che in un qualche modo ci ha fermato, ridimensionato brutalmente. E di fronte a questo si può scegliere o di aspettare che passi oppure di vivere pienamente questo momento con creatività. E credo che in un territorio come Marradi, in cui le risorse possono sembrare limitate, sia proprio l'impegno di ogni persona, quindi il piccolo che ognuno può portare alla collettività, a poter realizzare con questo e con la creatività grandi sogni insieme. Allora, siamo con Emanuele Tatti, la domanda che ti pongo è, secondo te, cos'è la solidarietà e come l'hai vissuta in questo anno di pandemia? A mio parere la solidarietà in questo momento di pandemia è stata, nel mio punto di vista dell'Associazione di Protezione Civile, è stata aiutare le persone bisognose, dare un conforto alle persone, soprattutto anziane, anche portandogli le mascherine, chiedendogli se avevano bisogno di qualcosa, oppure comunque aiutare le persone che erano in isolamento, in quarantena, portandogli la spesa, i farmaci, appunto le cose di prima necessità, e comunque sempre farsi vedere con un approccio di aiuto alla popolazione, e dando sempre un lato al conforto, ecco. Va bene. Se dovessi fare una domanda, se dovessi lanciare un appello a un giovane, cosa gli diresti? Beh, credo che per i giovani sia importante perché non c'è più un servizio militare che in qualche modo ti obbliga a renderti utile per la tua nazione, però per il servizio civile credo che sia un'esperienza che tutti i giovani devono fare, perché ti fa entrare con mani e piedi nella realtà di tante persone che sono meno fortunate di te.